Ed è davvero un calendario molto molto fitto quello della puntata di oggi di Play qui dal Salone del Libro di Torino, una diretta speciale di questa trasmissione che magari vi siete appena connessi in questo momento su RBA. In genere io vado in onda, sentite la mia voce tra lunedì e il venerdì dalle 8 alle 10 del mattino, ma visto che siamo qui con il nostro stand al Salone del Libro, ve lo ricordo, quindi ci trovate nel padiglione 3, lo stand numero 146, potete anche passare, sedere e ascoltare le nostre interviste. C'è anche la postazione del podcast dove stiamo leggendo pezzo per pezzo con voi, insomma chiediamo a chi passa dallo stand di leggere un frammento del Piccolo Principe in modo da farne poi un audiolibro collettivo, quindi potete anche partecipare anche voi allo stand di RBE oppure appunto ascoltare e guardare le nostre interviste. Programma molto fitto quello di oggi, infatti ho già qui di fianco a me i prossimi protagonisti del dialogo. Un argomento molto diverso da quello che abbiamo appena raccontato, ma meglio così, almeno variamo un po'. Si parla insomma di Est da vari punti di vista, ma ci arriviamo un po' meglio, ve lo spiego poi un po' meglio. Intanto presento uno dei nostri ospiti, Luca Rondi, che ha contribuito a scrivere Chiusi dentro, i campi di confinamento nell'Europa del XXI secolo, un libro pubblicato per Altra Economia. Ciao Luca. Ciao Alessio, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. E poi voglio presentare un libro che, come notate, i colori sono simili, ma in questo caso la scelta dei colori è ovvia, direi che si capisce anche semplicemente dando un'occhiata rapida alla copertina, libro di Giovanni Catelli, Invasione. Ciao Giovanni. Buongiorno, grazie dell'invito e mi fa piacere di essere qui a parlare di questo libro. Gli argomenti sono, il piacere è chiaramente tutto nostro per entrambi, i libri li ho messi insieme, diciamo, in questo dialogo, anche se parlano di argomenti diversi, però da un certo punto di vista parlano del lato est dell'Europa e anzi forse mettono anche un po' in discussione che cos'è l'Europa, perché che cosa ci sta dentro, che cosa ci sta fuori e magari poi potremmo anche chiederci quanto abbia senso questo tipo di divisione. Cominciamo con Giovanni, di quale, insomma, è ovvio di quale invasione stiamo parlando, ma insomma ci puoi raccontare un po' che cosa c'è dentro questo libro? Sì, io volevo sottolineare come tecnicamente non, finora si è sempre parlato di guerra fra Russia e Ucraina, ma in realtà è un'invasione di uno Stato democratico da parte di una dittatura. Quindi bisogna mettere i puntini sulle i, perché in Italia viviamo in una nube di disinformazione russa che assolutamente ha contaminato tutto il dibattito. Io accendo la televisione e la spengo subito dopo perché sono orrificato da quello che sento. Quindi la disinformazione russa è veramente penetrata fino alle midolla delle persone, quindi a maggior ragione bisogna combatterla. Chiaro, chiaro, anche con la letteratura. Invece il tema appunto è diverso, ma fino a un certo punto quello di Chiusi dentro, chi è che è chiuso dentro, a che cosa, insomma, di che cosa parlate? Chiusi dentro sono i migranti non ben voluti e politicamente in qualche modo osteggiati da praticamente la stragrande maggioranza delle forze politiche europee, ma in realtà anche italiane, e si tiene un po' con appunto l'invasione russa dell'Ucraina, perché con invece i rifugiati ucraini noi abbiamo visto, no, come la decisione, la scelta dell'accoglienza o meno, o di un modello o un altro rispetto a un fenomeno migratorio, è una scelta politica più che economica o di possibilità di gestire il fenomeno. Chiaro, chiaro. E qui in effetti mi dai proprio un assist per andare a collegare le varie vicende, ovvero provare a ragionare attorno a quel tema. Che cos'è Europa, che cosa non è Europa rispetto all'Ucraina e alla Russia? In questi due anni ci siamo dati una risposta da un punto di vista, come dire, politico e sociale. L'Ucraina è Europa, la Russia no, sono gli altri. Esatto. Ha senso questo tipo di distinzione? Ha molto senso perché bene o male la Russia ha sempre conservato questa sua anima vicina all'Europa e quindi ha ingannato molto l'opinione pubblica europea sulla sua buona volontà, però poi alla fine con questa guerra si sono scoperti gli altarini e quindi è emersa la componente asiatica di questo paese immenso che ovviamente arriva fino a Vladivostok e lì si capisce
come non sia tutta Europa, ma fatto sta che Europa è solo la prima parte di qua e poi c'è tutto un continente ignoto. Chiaro, chiaro. Invece per quanto riguarda le migrazioni, diciamo, da un punto di vista più generalizzato, quindi al di là di quelli che sono fuggiti dalla guerra in Ucraina in particolare, le provenienze sono le più varie e come mai, so che è una domanda assolutamente banale, ma come mai arrivano da lì? Cioè sono tutte popolazioni che sono ad est rispetto a noi, oppure i percorsi sono anche più complicati, quelli che ci portano? Ma i percorsi sono i più complicati e i più paradossali, perché il potere dei passaporti, come sappiamo, è diverso, quindi le persone che arrivano irregolarmente in Europa lo fanno perché non hanno alternative legali, non possono prendere degli aerei, arrivare con un visto è difficilissimo, ma proprio questi canali, diciamo, irregolari portano per esempio ad incontrare dei cubani in Serbia che provano a fare ingresso in Europa passando dalla Serbia. Perché? Perché la Serbia ha una politica di visti positiva rispetto a Cuba, aveva, perché poi l'ha cambiata, e quindi noi abbiamo i cubani che arrivano in Serbia con l'aereo e poi tentano di attraversare. Oppure troviamo i marocchini che attraversano dall'Albania, dalla Bosnia, dalla Croazia, proprio perché arrivano in Turchia e poi dalla Turchia risalgono. Quindi noi diciamo che abbiamo dei flussi particolari proprio perché la mobilità nel mondo è estremamente legata al potere del passaporto e, diciamo, agli umori dei governi. Sempre per rimanere su quel lato lì dell'Europa, magari avrete visto Green Border, questo film potentissimo, bellissimo, proprio sul confine tra Polonia e Bielorussia, dove l'Europa, a nostro avviso, e inchiusi dentro noi proviamo a raccontare, no? L'Europa, diciamo, si distingue dagli altri per lo Stato di diritto, per la salvaguardia dei diritti fondamentali, ma poi sta crollando di fatto nella gestione dei migranti, perché sui migranti ormai vale tutto. E quando diciamo vale tutto, le carte dei diritti fondamentali, le stesse leggi vengono modificate ad hoc proprio per permettere di fatto di tenere fuori le persone. E per questo chiusi dentro lancia un monito anche su una deriva europea, invece, in questo caso, proprio rispetto a quelli che noi invece sosteniamo, e non noi, le carte, mi verrebbe da dire, sostengono essere un po' i diritti fondanti e che uniscono i paesi dell'Unione, o dovrebbero farlo. E qua mi trovo un altro collegamento lampante con l'altro testo di cui stiamo ragionando, tutto il discorso attorno ai valori occidentali, che da un lato noi, da parte nostra, sono molto propagandati, e dico propagandati perché proprio in virtù di quello che mi ha appena detto Luca, perché in parte invece sono assolutamente mancanti queste promesse, ma sono anche, mi sembra di capire, dal punto di vista della propaganda russa, il nemico da abbattere. Insomma, il lavoro russo è proprio quello di andare ad affondare valori occidentali, ed è parte anche della narrazione dell'invasione dell'Ucraina, o sbaglio? Sicuramente, e soprattutto noi vediamo come i nostri valori sono finalmente, perché alla fine era un'ipocrisia quella che avevano prima, finalmente sbeffeggiati dalla Russia e ridotti a spazzatura, perché c'è il patriarca Kirill che dice la guerra santa, va a benedire i soldati, e dice che questa guerra è un argine contro la deriva LGBT dell'Europa. Quindi un disastro, cioè, voglio dire, questi hanno rivelato la loro vera anima. E poi adesso ci sono state delle alluvioni nel sud-est della Russia e sono andati questi pope con l'acqua santa a benedire dall'aereo, cioè delle cose deliranti. Questo dimostra la separazione che c'è. E devo dire che in Ucraina, io ero presente nel 2004 già, quando c'è stata la prima rivoluzione, la rivoluzione arancione, che gli ucraini avevano capito che Europa voleva dire diritti, leggi stampate ed efficaci, mentre la Russia voleva dire l'arbitrio più assoluto. È questo che distingue l'Occidente dalla Russia, che qui il diritto non è carta straccia e là è carta straccia, e quindi questa è la distinzione su cui gli ucraini hanno cominciato a ragionare, quindi già dal 2004 e poi nel 2014 ancora più fortemente, perché hanno capito che veramente in Europa c'era il diritto e di là non c'era. E però chiaramente la Russia
nel 14 ha subito cercato di mettere una pezza invadendo la Crimea e il Donbass. Chiaro, chiaro. E mi viene in mente una riflessione che ho letto di recente, purtroppo non mi ricordo la fonte, però sul fatto che quei paesi che vogliono entrare nell'Unione Europea, e soprattutto l'Ucraina, hanno probabilmente una spinta verso un'Europa che è un'Europa ancora migliore rispetto alla nostra, e hanno uno spirito europeista forse addirittura più intenso del nostro. Voglio insistere ancora su questo tema, appunto sulla distinzione rispetto ai diritti e al valore delle carte, perché appunto stiamo parlando di diritti comunque purtroppo un po' alla deriva per quanto riguarda l'Unione Europea, e immagino che questo sia l'assist migliore per la propaganda russa, perché non voglio difendere neanche per un centimetro la propaganda del Cremlino, però purtroppo gli diamo gli serviamo su un piatto d'argento tanti argomenti. Sì, perché ovviamente le nostre incertezze li rafforzano, però alla fine, se vogliamo andare in fondo alla questione, noi siamo dalla parte della ragione, perché siamo dalla parte della storia e del progresso. Quindi, mentre la Russia è una potenza asiatica che vuole, a questo punto ha deciso di tagliare i ponti con l'Occidente e di stare confinata nel suo asianismo, però questo è anche un grosso inconveniente, perché poi è difficile tornare indietro da queste cose, cioè non è facile. Sì, anche perché moltissimi russi in realtà non sono affatto d'accordo con questa direzione. Meno male, meno male. Chiaro, chiaro. E appunto dal punto di vista invece della possibilità invece di persone di entrare all'interno dell'Unione Europea, appunto mi dicevi tu, la degenerazione delle carte fondamentali su cui si reggerebbe l'Unione Europea è appunto un freno. Ma dal punto di vista delle persone che cercano appunto di entrare nell'Unione Europea, qual è il loro punto di vista? Cioè loro si aspetterebbero qualcosa di diverso? Cioè sono stupiti di essere fermati alle frontiere tendenzialmente? Sì, sicuramente si aspettano qualcosa di diverso, non si aspettano la violenza che ai confini europei è sistematica, non si aspettano la detenzione. Noi abbiamo chiamato questo libro non a caso Chiusi Dentro, perché il passettino in avanti, noi abbiamo conosciuto un'Europa che negli ultimi 5-6 anni alle frontiere esterne dell'Unione Europea, pensiamo alla Turchia, pensiamo alla Libia, alla Tunisia, Polonia, Bielorussia, ma anche alle frontiere interne, perché ricordiamoci che a pochi chilometri di qua, tra Italia e Francia, le persone vengono respinte, quindi riportate indietro, così come tra Turchia e Grecia. Se questo in qualche modo era già qualcosa che lasciava perplessi quantomeno le persone, soprattutto per la violenza con cui venivano attuati questi respingimenti, oggi abbiamo fatto un passettino avanti, abbiamo chiamato questo libro Chiusi Dentro, perché il nuovo progetto politico europeo sulle migrazioni si basa sul trattenimento. Cosa significa? Significa un esteso utilizzo del tema dei campi, diverse strutture, quindi possono essere centri per il rimpatrio come conosciamo in Italia, campi magari più estesi in termini numerici, ma il tema qual è? Tu sei riuscito a entrare nel mio territorio europeo, io ti fermo fino a quando apparentemente non decido se hai il titolo per entrare. Ebbene, questo tema del trattenimento è una violenza psicologica fortissima sulle persone, non è magari la violenza fisica che hanno subito al confine, ma per una persona che finalmente ce l'ha fatta e magari scappava da un conflitto, comunque da una situazione complessa a casa sua, ritrovarsi fermo, senza poter lavorare, senza poter fare niente, senza poter mandare soldi a casa, è forse il dolore più grosso da vivere. E in Chiusi Dentro raccontiamo come proprio questo trattenimento si stia diffondendo a macchia d'olio in tutti i paesi dell'Unione Europea. Chiaro, chiaro. Mi stai dando tanti spunti per altre domande, ma visto che ci avviciniamo a mezzogiorno, credo ci sia bisogno di una piccola pausa pubblicitaria, quindi ci fermiamo per qualche istante, ma poi riprendiamo il filo del discorso qui da dove l'abbiamo lasciato. RBE, da guardare, da ascoltare. Rientriamo in onda qui dal Salone del Libro, siamo nello stand di RBE, passate a trovarci, siamo nel padiglione 3, continuo a ricordarvelo, siamo qui fino a lunedì mattina, quindi se non siete in viaggio verso il Salone quest'oggi ci sarà ancora occasione, ma invece per quanto riguarda questa speciale diretta, con una diretta speciale di Play, invece siamo nella seconda ora delle due totali che abbiamo a disposizione. E siamo qui in dialogo con Giovanni Catelli e Luca Rondi, prima di riprendere il filo del discorso, prima
prima tu, Luca, hai usato il plurale nel descrivere questo libro, ed effettivamente devo dare un attimo merito a chi c'è dietro, ad esempio, a questo libro, Chiusi Dentro, pubblicato da Altra Economia, a cura di Rivolti ai Balcani, una rete che appunto si occupa proprio di tenere un occhio sui Balcani proprio dal punto di vista delle migrazioni, e mi permetto di consigliare la vostra newsletter, dove c'è uno sguardo periodico sulla situazione. E anche dal punto di vista del libro di Giovanni Catelli, citiamo East Journal, è pubblicato da Paese Edizioni, ma è un libro di East Journal che anche lì è una fonte di notizie rispetto all'Est Europa. E proprio su questo mi vorrei soffermare, perché c'è chiaramente un altro possibile incrocio fra i vostri due testi. Chiusi Dentro parla delle migrazioni e delle persone che vengono detenute ai confini dell'Unione Europea, Invasione parla dell'invasione russa in Ucraina, ma i Balcani hanno una storia di lunghissima data di rapporto con la Russia, e prima fuori onda ci parlavamo di come la pressione russa sui Balcani sia veramente forte. Secondo me la Serbia in questo momento sta ritornando ad essere un soggetto a rischio, perché lì, io poi adesso lungo a spiegare, però ho avuto la percezione di come lì veramente ci sia un partito stato che governa tutto con metodi abbastanza dittatoriali, diciamo. Quindi lo vedo un paese a rischio, perché anche se ha la candidatura europea, però poi ogni volta che Mosca apre bocca, lui puntualmente lo... Poi Vucic, insomma, era stato l'ombra di Milošević. Quindi, insomma, io la Serbia la vedo abbastanza come un problema delicato. Speriamo che non peggiori, perché se no veramente lì, insomma, ci siamo all'orlo fra la democrazia e non si sa cosa. Tu cosa vedi, Luca? Ma io ovviamente sto sul mio campo per dare una fotografia un po' di come l'Unione Europea negli ultimi 10 anni si è occupata dei Balcani principalmente per i migranti. Cioè, insomma, la moneta di scambio per l'ingresso in Unione Europea, penso soprattutto della Bosnia-Erzegovina, era tu entri se mi gestisci quel fenomeno lì, e se me lo gestisci però in un determinato modo. Questo è stato un territorio estremamente scivoloso. Le violenze più gravi noi le abbiamo viste al confine tra Croazia e Bosnia, le vediamo in Serbia, perché attualmente è uno dei confini più violenti dell'Unione Europea, le vediamo nei miliardi di euro che noi abbiamo dato per implementare dei sistemi di gestione di quelle frontiere che non rispettavano le nostre carte in primis, e che poi abbiamo riscontrato essere inutili, perché poi le persone alla fine continuavano ad arrivare, le persone continuavano a passare, perché la frontiera non la chiudi, no, col chiavistello. E fa riflettere, no, in questi anni quanto noi abbiamo supportato, ma un finto supporto, un supporto strumentale, perché quando tu vai a militarizzare una frontiera ma non aiuti il territorio, e in Bosnia ne parlavamo prima, c'è bisogno, no? C'è bisogno di fare lavoro di cucitura, non di soffiare sul vento nazionalista anche legato ai migranti, e dare soldi tendenzialmente per chiudere delle frontiere che rimarranno sempre aperte. Ecco, forse su questo anche l'Unione Europea ha perso un po' di presa su quei paesi che comunque, nonostante questo, anche grazie a vedere che cosa c'è dall'altra parte, forse oggi sono in parte più vicino a noi, salvo, come dicevamo prima, la Serbia, che è molto a rischio. Aggiungo una piccolissima cosa: la Bielorussia, prima citavamo Green Border, no? Delle 40 morti in questo confine tra Polonia e Bielorussia, fa molto riflettere quella vicenda, perché l'Europa permette alla Polonia di disapplicare il diritto d'asilo e insomma cavalca, no, questa minaccia ibrida, non so se vi ricordavate, certo, delle persone portate in Bielorussia, sembra anche sulla regia, no, russa. Certo. Quello a noi fa molto riflettere, no, perché come si risponde a una minaccia ibrida? Lo si fa rendendo carta straccia quelle carte che ti differenziano dal tuo vicino, no? Ecco, questo approccio a nostro avviso lo ricostruiamo in Chiusi Dentro, l'avevamo già ricostruito in Respinti, che era il libro precedente che avevamo pubblicato come Altra Economia, è scendere, insomma, a un ribasso che a nostro avviso
non è, insomma, rischia veramente di far saltare poi un po' tutto, partendo dal presupposto che su quel confine, al di là di quello che si dica, sono passate, sono diciamo, hanno attraversato quel confine in due anni 70.000 persone. Non stiamo parlando di 8 milioni di persone che sono gli ucraini che sono arrivati nei nostri paesi, che abbiamo accolto fortunatamente a braccia aperte, ci mancherebbe. Però parlare di minaccia ibrida con 70.000 persone, o meglio, è giusto parlare di minaccia ibrida forse, però quelle persone forse le fai entrare, le accogli, riconosci a loro i diritti che gli spettano e non scendi a un livello che a nostro avviso è molto rischioso, perché poi rischiano veramente di confondersi le acque. Sì, il modo migliore per disinnescare quella crisi sarebbe stato aprire le frontiere e farli entrare, basta. Però il problema è che lì c'era Lukashenko che ci marciava molto, cioè li ha convocati lui e li ha mandati lui a premere sul confine, certo, per fare brutta figura ai polacchi. Quindi in quel momento lì io credo che se non avessero posto un argine, Lukashenko ci avrebbe invaso di persone. Quindi non so, certo, dal punto di vista dei diritti è ovvio che ha ragione lui, però lì c'era un calcolo maligno, e il problema è quello che c'era l'intenzione maligna di Lukashenko con i russi dietro, e quindi lì si rischiava, se non facendo i duri, che lì non si sapeva dove si arrivava. Sì, io su questo ho qualche dubbio in più, cioè capisco ovviamente la strumentalità che era palese, lo vediamo però anche con la Tunisia e la Libia, no? Qual è il prezzo da pagare quando tu cavalchi, no, questa cosa, investi miliardi di euro, perché stiamo parlando di miliardi di euro nel caso della Tunisia e della Libia, ma poi non risolvi il presunto problema, no, in qualche modo, e poi sei costretto a scendere al ricatto del dittatore o dell'autocrate di turno. Qual è il frutto di quella politica? Oggi c'è una barriera di 186 chilometri che divide la Polonia dalla Bielorussia, filo spinato, telecamere. Vi racconto di un aspetto che forse potrà anche sembrare insomma piccolo rispetto a questo. Alcuni polacchi che vivono lì raccontano delle carcasse di animali morti che non riescono più a circolare, insomma, in quella zona. Quella barriera lì, che ovviamente ha un valore politico molto forte, però è il frutto di una politica che alle pressioni di Lukashenko ha risposto scaricando i migranti, di fatto. Cioè, i migranti non valgono, e quindi io, no, piuttosto che dartela vinta, li faccio morire nella foresta, perché di questo stiamo parlando. Oltre 40 morti, un sacco di dispersi, gli animali hanno mangiato probabilmente alcune carcasse, violenze, quindi secondo me è chiaro che è un tema molto scivoloso. Io però penso che potessimo fare molto di più, soprattutto a livello diplomatico, mi verrebbe da dire. Chiaro, chiaro, temi appunto molto, molto scivolosi e complessi, ma è a questo anche che serve un testo, che serve un libro, al di là del titolone, appunto, del commento rapido su un social. Un libro può andare un po' più a fondo. Visto che siamo alla fine di questa parentesi di puntata, vi ricordo di che cosa abbiamo parlato: un libro edito per Paese Edizioni, un libro di East Journal scritto da Giovanni Catelli, Invasione, storie segreti dell'attacco russo all'Ucraina, e poi Chiusi dentro, ce l'ha raccontato Luca Rondi, di Rivolti ai Balcani, un libro invece pubblicato per Altra Economia. Grazie mille davvero ad entrambi, e grazie alla prossima. A voi, grazie mille, grazie. Un po' di musica e ci ritroviamo tra poco.